Ciao a tutti, benvenuti su MakeCityNet.it. Questo è lo spacchettamento e la prova della nuova Apple TV 4K. Eccola qui la nuova Apple TV 4K, la vediamo nella sua nuova confezione e con le indicazioni per la gestione dei canali video di Netflix, Vimeo e altri, ma soprattutto di Apple Music. E non dimentichiamo che funziona da hub per la vostra installazione domotica di HomeKit. Questo è il modello 4K HDR che indica l'uscita e la nuova capacità di risoluzione della Apple TV e la memoria che è da 64 GB oppure 32. Eccolo qui, andiamo a aprire la scatola, lo vediamo per la prima volta. Si tratta di una classica confezione molto spartana in cui troviamo all'interno la Apple TV avvolta nella sua pellicola. Andiamo a estrarre il nuovo Siri Remote, che si differenzia dal precedente per questo nuovo tipo di pulsante circondato da una traccia bianca. Le dimensioni sono le stesse. E poi all'interno troviamo, andiamo a vedere, un separatore. Il manualetto che ci introduce all'esperienza d'uso della nuova Apple TV, con le indicazioni sull'uso del telecomando, nelle varie lingue. E infine il cavo di tipo Lightning che servirà per ricaricare il nostro telecomando, chiaramente anche da utilizzare con il vostro iPhone come cavo di riserva. All'interno della confezione troviamo chiaramente anche il cavo di alimentazione che è nascosto dentro questa scatola. Vediamo, ecco qua. L'attacco chiaramente è un attacco Philips, che è quello standard ormai di tutte le Apple TV. L'andremo a collegare in un secondo momento e andremo a fare una prova. Andiamo quindi a vedere da vicino la nostra Apple TV. Togliamo la pellicola che la ricopre, basterà andare a togliere questa linguetta e a liberarla dalla pellicola stessa. Come vedete, l'Apple TV ha anche una protezione laterale per preservare la superficie lucida che la contraddistingue. Ed eccola qua. Eccola qua, la nuova Apple TV liberata dalla pellicola con la sua caratteristica superficie in parte opaca, in parte lucida che riflette la luce esterna. Sul retro troviamo una novità, nel senso che non c'è più la porta USB-C che caratterizzava la versione precedente e che serviva per la diagnostica e il trasferimento dati. La differenza è anche nella presenza di una presa Ethernet Gigabit, poi abbiamo il classico connettore HDMI e il connettore di alimentazione. Una nuova sostanziale differenza è la superficie di reazione realizzata sul fondo che serve a raffreddare il processore A10 Fusion, lo stesso che abbiamo su iPhone 7 e iPhone 7 Plus. Questo tipo di reazione non era presente sul fondo piatto della precedente versione, come vedete non aveva griglie né fori. Questo permetterà comunque di avere un sistema ottimizzato anche dal punto di vista del riscaldamento. Vi aspettiamo quindi su MakeCityNet.it per conoscere da vicino tutte le altre informazioni sulla Apple TV 4K. Iscrivetevi al nostro canale per saperne di più.